tutti, sono Jonathan Mercurio, personal trainer e istruttore di cross training. Il workout che andremo a fare oggi è un lavoro su dei Tabata, dove nello specifico andremo a farne 4, intervallati da 2 minuti di recupero. Un Tabata è un lavoro a intervalli, composto da 8 round di 20 secondi di lavoro e 10 secondi di recupero. Nel primo Tabata andremo a fare degli squat e degli affondi. Nel secondo Tabata andremo a fare dei piegamenti sulle braccia, dei push-up e plank sui gomiti. Nel terzo Tabata andremo a fare dei sit-up e degli hollow rocks. Nel terzo Tabata andremo a fare side plank a destra e side plank a sinistra. Prima di affrontare il nostro workout andremo a svolgere un warm-up, dove andremo a vedere tutti gli esercizi che andremo poi ad eseguire durante il nostro durante il Tabata. Primi due esercizi che andremo a affrontare nel primo Tabata sono squat e affondi. Andremo a fare 10 squat e 10 affondi per scaldarci. Partiamo. 10 squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, passiamo agli affondi, sempre 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Secondo Tabata andremo ad affrontare piegamenti sulle braccia, push up e plank sui gomiti. Andiamo a fare 5 push up, che vi ricordo, versione standard, dove andremo ad avere l'appoggio sulle mani e sui piedi. Versione scalata, appoggio le ginocchia a terra e appena sono in appoggio poi sulle mani. Andiamo a farne 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, passiamo quindi al plank sui gomiti e ci staremo per 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Terzo Tabata, dove andremo a fare dei sit-up e degli hollow rocks. Li uniamo sempre sul tappetino, piante di piedi che si guardano, e andiamo a fare 5 sit-up. 1, 2, 3, 4 e 5. Hollow rocks, partendo dalla hollow position, quindi sono sdraiato a terra, distendo le gambe, appoggio la zona lombare a terra, sollevo le gambe, passo nell'appoggio quindi sulla zona lombare e oscillo così per 20 secondi. Quando andrò a fare il Tabata, quindi riscaldamento, ne facciamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Complicato come esercizio, versione scalata, faremo semplicemente una tenuta, ok? Andando a flettere le gambe verso il busto, sollevando le spalle, porto le braccia avanti, sempre zona lombare aderente al terreno, attivo bene l'addome. Quarto ed ultimo Tabata, dove andremo a fare side plank a sinistra e side plank a destra. Per il momento andiamo a fare come riscaldamento 10 secondi a sinistra, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
e 10 secondi a destra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In questa posizione mi raccomando, cercare di tenere allineata spalla e gomito, ok? Allineato e busto dritto. Bene, warm up completato, possiamo partire con il nostro workout. Siamo pronti quindi per affrontare il nostro workout, ci faremo guidare dal timer, non ci resta che partire con il primo Tabata. Squat e affondo. Secondi di squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 secondi di recupero. Adesso andiamo a affrontare gli affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al limite. Saranno 4 giri così. Ripartiamo subito con gli squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subito con gli affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo a metà del nostro Tabata. E ricominciamo con gli squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Affondi ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ora abbiamo gli ultimi due giri di squat a fondi per chiudere il primo Tabata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ci fermiamo a 9. Ultimo giro con gli affondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop, finito il primo Tabata. Impostiamo i 2 minuti di recupero.
e riposiamo. Prima di affrontare il secondo Tabata, dove andremo a lavorare con il push up e tenuta in plank. Mi raccomando, il Tabata comunque, come potete vedere, è un lavoro a tempo, quindi 20 secondi on, 10 off. Io ho tenuto circa 10 squat, 8 affondi. Se riuscite a fare di più, bene, aumentate il livello di intensità, altrimenti, anche meno ripetizioni, volete fare tranquillamente. L'importante è cercare di lavorare sempre all'interno della finestra dei 20 secondi. Un minuto di recupero è andato. Ci prepariamo così per il secondo Tabata di 4 minuti. Dove andremo a fare, ripeto, push up, piegamenti sulle braccia e plank. Chiaramente l'obiettivo del plank è cercare di tenere il plank sui gomiti per tutta la durata dei 20 secondi di lavoro. Bene, ci fermiamo qua, tanto poi avremo 10 secondi prima di far partire il Tabata. E ci prepariamo quindi con il push up e il plank. E via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ok, per me 10 piegamenti, ci prepariamo subito col plank, 20 secondi, stop, primo round andato, torniamo sul push up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Due round finiti, ripartiamo i piegamenti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ancora plank. Venti secondi di tenuta.
E ci prepariamo per l'ultimo round di push up. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Ultimo set di questo secondo Tabata con i 20 secondi di plank. E anche questo secondo Tabata è terminato. Rimpostiamo i due secondi, i due minuti di recupero. E ci prepariamo quindi per il terzo Tabata, dove avremo un lavoro sull'addome facendo sit up e other box. Siamo a metà praticamente del nostro workout, abbiamo affrontato quindi due Tabata. Il primo principalmente sulle gambe, facendo squat a fondo. Il secondo con i piegamenti e il plexus gomiti per la parte superiore. Quindi con il terzo sull'addome, dove andremo appunto a fare sit-up e hollow rocks. Metà del nostro tempo di recupero è volato. Ci prepariamo ancora quindi per il terzo e penultimo Tabata. Andiamo quindi a reimpostare il timer. E ci prepariamo con i sit-up. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Otto sit-up e via con l'hollow rocks. Ottimo. Primo round andato e di nuovo si fa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene.
E ancora. E si tappa ancora. E 8. Lolo Rocks. Ancora due round. L'addominale inizia a bruciare. E via, sit up. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ultimo, Hollow Rocks. Questo l'ho sofferto non poco. Bene, andiamo a impostare il recupero di 2 minuti, meritatissimo. Per poi affrontare, ai ai ai, l'ultimo dei nostri 4 Tabata. Questo l'ha disintegrato l'addome, ragazzi. Veramente. Speriamo di riuscire a fare l'ultimo, dove comunque andiamo a lavorare ancora sull'addominale. Questa volta andiamo a prendere le fasce laterali, poi il side plank e scarichiamo anche un pochino sulle spalle. Quando è tempo di recupero e come sia lento quando invece si lavora, incredibile. Bene, 1 minuto andato, 1 minuto ci separa dal nostro ultimo Tabata. Anche oggi la sudata ce la siamo fatta. Bene, siamo praticamente pronti ad affrontare il nostro ultimo Tabata. Side plank a destra e side plank a sinistra. 3,
e si parte. In giro e cambio. E stop. Primo giro andato, speriamo che vogliano anche gli altri. Stop, andiamo a sinistra. Stop. Torniamo a sinistra. Perfetto, ultimo round. Side plank a destra e side plank a sinistra. Stop. Andiamo a sinistra e completiamo il nostro Tabata. E stop. Molto bene. Quarto Tabata completato. Allenamento di oggi terminato, spero che vi sia piaciuto e vi aspetto per un prossimo workout. Ciao a tutti!